Entrata nel vivo la campagna elettorale a Sulmona per le prossime elezioni amministrative, i quattro candidati a sindaco sono impegnati in questi giorni a presentare le loro proposte per il presente e il futuro della città. Ieri la visita del ministro Luigi Di Maio nell'ambito delle iniziative per la promozione della coalizione Liberamente Sulmona. Io voglio soltanto dirvi che sono qui per sostenere questa candidatura a sindaco, questa coalizione, e sostenere un progetto per una città. Sono molto incoraggiato non solo dall'idea che siamo insieme in questa coalizione con te, ma siamo insieme anche a delle forze civiche di questo territorio. Che vuol dire forze civiche? Che nascono intorno a dei progetti ben specifici, a volte delle periferie, a volte del centro, a volte di una categoria. E quando si aggregano intorno a un progetto politico stanno mettendo un bollino di qualità sulle candidature, stanno costruendo insieme a noi un futuro per questa città. Noi ci crediamo con personalità competenti, con la voglia di fare, e sappiate che noi ci saremo sempre insieme a voi. E io come ministro degli esteri sono qui anche per dire che nessun sindaco ce la può fare da solo, nessuno, di qualsiasi colore politico. Oggi il ministro Massimo Garavaglia, presente nel capoluogo Peligno, a sostegno della coalizione del centrodestra, un'altra Sulmona è possibile. Beh, è una città bellissima e quindi merita di essere conosciuta di più. Innanzitutto dagli italiani, perché ci sono tanti italiani che ancora non conoscono bene tutta l'Italia, e poi anche dall'estero. Questo è uno degli interventi prioritari che come Ministero stiamo portando avanti, utilizzando tutte le possibilità che abbiamo, in particolare il digitale, ma Sulmona ha una carta in più, che è il treno storico che parte proprio da Sulmona. Faremo a breve una presentazione della rete dei treni storici che abbiamo in Italia, treni che hanno un successo enorme di pubblico e possono essere un veicolo proprio di conoscenza dell'Italia cosiddetta minore, che in realtà minore non è, è solo meno conosciuta. Noi abbiamo bisogno di integrare meglio i territori, perché qui abbiamo il mare a due passi, quindi ci vuole poco ad abbinare la vacanza al mare con l'interno. Lo stesso dicasi per la montagna, ma poi soprattutto la conoscenza. Noi abbiamo potenzialità enormi facendo meglio promozione del sistema paese.